L'ultimo lavoro che ha fatto. Il muratore, l'operaio... Dovrebbe firmare questo contratto. Angie, non farci aspettare, vieni, dai! Un minuto e arrivo. Vogliono darti 300 sterline se vieni a sederti con noi. Ci sei mancata tanto. Che cazzo stai facendo? Ma che cazzo stai facendo? Con tutti i clienti che ti ho procurato. Sei libera di usare il nostro nome come referenza. Sono piena di debiti. Vado avanti con le carte di credito. Perdo un lavoro di merda dopo l'altro. Cosa pensi di fare ora? Voglio aprire un'agenzia per conto mio. Per me tu corri troppo. È la mia ultima occasione. Non conoscete l'agenzia di lavoro temporaneo Angel Rose? Possiamo risolvere i vostri problemi in poche ore. Ciao ragazzi! State cercando lavoro per caso? Stiamo parlando di lavoro illegale. Spagnolo! Offriamo una possibilità a questa gente. Insegnanti, infermiere, dottori. Vengono qui e fanno tutti i camerieri. Con una paga da fame. Ti sembra giusto? Damien e Marcin, voi due, pulmino verde. Darius, tu sei qui. Andy, ma che fai? Questo è pieno di foto di donne polacche che cercano un marito. Pieno di cosa? Di donne! Papà! Che ci fate qui? Ci sei domani mattina, mamma? No, Jamie. Domani mattina devo uscire molto presto. Io glielo posso trovare un lavoro? E vai 5 anni in galera? Io non voglio entrarci. Ho più di 20 operai incazzati là che vogliono essere pagati. Ti ho mai dato fregature prima? Quelli sono furiosi e stavolta io ho veramente paura. Non posso pagarli! Tu devi ai 20 uomini 2000 sterline per uno. È urgente, apri! Se ti muovi da questa stanza, non rivedrai mai più tuo figlio. In un mondo dove tutto può accadere, una donna decide di cambiare le cose. Io mi preoccupo solo di Jamie, del mio unico nipote. BIM Distribuzione presenta il nuovo film di Ken Loach. A volte mi sembra troppo bello per essere vero. È la storia della mia vita. In questo mondo libero. Dal 28 settembre al cinema. Chi sono questi? Questi migranti, questi migrati, emigrati, questi proprio proletari nel senso più nudo, proprio più... Indifeso. Indifeso. Sì, senza armi, proprio senza nemmeno quell'elemento di organizzazione della lotta, che invece, beh no, insomma, il mio mondo ha vissuto, e è stata la mia vita, ha visto degli esempi straordinari. Questo mondo, questi vengono da un mondo sconfitto, ributtato ai margini, e ci sono naturalmente degli squarci, dei pezzi molto belli. Anche la figura della donna è forte e recita molto molto bene. Qui ritorna quest'occhio sul proletario nel senso più disperato. Ed è interessante come introduce la figura femminile. C'è la parte proprio, no, non si può dire di romanzo, ma di accentuazione proprio rappresentativa dei guai del mondo, la soggezione umana, di questi esclusi dalla vita, che quelli che stanno in ginocchio, e li vede sì, sia quando si organizzano, combattono, sia quando nella disperazione, ecco, fanno vedere questa che diventa poi una guerra tra miseri. Thank you.
con tutti. Il protagonista mi sembra una grande bellezza, ma molto molto brava, insomma. Non so se però ecco, poi mi viene il dubbio che sia io che, insomma, non afferri tutta l'attualità. Non trova interessante che Loach lo costruisca con dei chiaroscuri molto forti, che per certi versi corrispondono proprio alle nostre pulsioni che abbiamo nei confronti di questa massa di persone? Lei stessa a un certo punto piglia una famiglia e la porta a mangiare, e poi però non esita a sfruttarli quando si trova in difficoltà. Non ci trova qualcosa che ci somiglia in questa incapacità ad avere un rapporto univoco, ma nell'alternare sempre cose magari opposte tra di loro? Beh, non so, io ci colgo la guerra tra i miseri che scoppia nella parte emarginata, strappa la vita, diciamo così, attimo per attimo. Sembra una cosa che sento che sedimentava vedendo il film, e che corrono sempre. Sempre un tentativo proprio di aggrapparsi ai fatti, di strappare delle cose, di rincorrere una possibilità di esistere. Io trovo molto bella, molto forte la scelta dei soggetti umani e di come li fa vedere nel... A me piace di più quando li fa vedere nell'esplicazione più semplice della loro esperienza vitale. E appunto allora il lavoro, la stanchezza, il pericolo, il crollo, sta nella categoria della sconfitta. Della sconfitta e della coscienza della subordinazione. Sono i vinti, gli indi di Verga, che ci piaceva tanto. A me piace più quando rappresenta il proletariato nudo, quelli che non hanno ancora organizzazione, pensiero o ideologia. In fondo, che idea del mondo hanno questi? Non lo dicono, questo film qui non lo dice mica. Che cosa è il mondo? C'è solo quest'urto con le cose, campare, afferrare il pezzo di pane o la baracca dove dormire. Qui sono cattivi anche i poveri, gli sconfitti, sono cattivi. Lei che ne pensa? La domanda che io mi faccio è: come mai un regista che è famoso per essere un regista politico, quindi un regista, diciamo, di contenuto, di impegno, di documentazione, poi in realtà è un grandissimo regista d'azione? Per esempio, cioè, quella sequenza finale del rapimento del bambino è una sequenza di straordinaria tensione. Cioè, mi affascina di lui il fatto che mette al servizio di un'analisi appunto sociale e politica quelli che sono i mezzi tradizionali del cinema di intrattenimento. Spesso nei suoi film ci sono dei momenti quasi noir, delle esplosioni di violenza improvvise che somigliano tantissimo al cinema d'azione. Mi affascina questo suo far finta di fare film tra virgolette neorealisti, cioè con interpreti apparentemente non professionisti oppure in ambienti reali. In realtà lui ha una maestria di messa in scena, di direzione degli attori. I suoi attori hanno sempre delle performance, delle prestazioni grande di grande proprio attoriale.
Mi piace questa idea che di costruire un cinema che dovrebbe essere l'equivalente di una disamina ideologica, no? Con quelli che sono gli strumenti poi di mettere al servizio, ecco, quelli che sono gli strumenti del cinema di consumo, di commercio, di finzione, di mettere al servizio di qualcosa di diverso. Io penso che questo sia un po' il suo mistero, il suo segreto per certi versi. E il cinema ci ha dato un po' la nozione della dimensione mondiale in cui siamo stati scaramentati. A noi della mia generazione. Voi lo sapete che volevo fare il regista io? Come no?